da poco ho cominciato a fare questi nuovi video con questo nuovo sfondo e ho imparato una lezione che avevo fortunatamente imparato molto a mie spese negli anni passati, cioè quella di provare prima di iniziare. Quando io iniziavo a fare dei video in passato, avevo la pretesa che nello stesso giorno in cui io montavo le luci, la telecamera, sarei stato anche in grado di fare dei video. Perché? Perché ovviamente avevo voglia di fare dei video. C'è una bella frase di Vincent Lombardi, vado a memoria, più o meno dice: tutti hanno voglia di vincere, ma pochi hanno voglia di prepararsi a vincere. Che nel caso di video è, io volevo fare video, cioè avevo voglia di fare video per condividere video, però non avevo voglia di imparare tutte quelle cose tecniche, quindi la telecamera, le luci, il microfono, che ti permettono quindi di fare video di qualità, video che siano belli da vedere, belli da ascoltare. E nessuno ha voglia di fare questo, nessuno ha voglia di prepararsi a vincere, per quello è prova prima di fare. Cioè tu devi provare, devi innamorarti non del video bello, perché dietro un video bello ci sono tante ore di allenamento, esattamente come per un incontro di pugilato ci sono tante ore di allenamento prima di tre pugni che fanno KO. Dici, l'incontro è durato 3 secondi, no, l'incontro è durato 3000 ore di allenamento che quel pugile ha fatto, poi magari dura 3 minuti o 3 secondi perché gli dai 3 cazzotti e quello va a terra, però dietro ci sono quelle 3000 ore, tu devi innamorarti di quelle 3000 ore, qualsiasi lavoro tu deciderai di fare, qualsiasi cosa, qualsiasi progetto a cui vorrai dedicarti, non devi innamorarti del sogno in sé, cioè quindi del sogno realizzato, devi innamorarti delle prove, cioè devi diventare bello, fare le prove, impegnarti, allenarti, se vuoi fare palestra, non deve diventare bello il bicipite, deve diventare bello allenarsi per fare il bicipite, perché se riesci a trovare il piacere in quello che stai facendo, allora poi dopo diventi quella persona che realizza i suoi sogni. I've been waiting for months.